Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti. Noi siamo tre musicisti che accompagneranno oggi un grande intervento, la conferenza del professor Curi. Siamo un po' alla cornice, come se questa cornice di Palazzo Montanari non bastasse. Abbiamo chiamato il Fiori Arena, forse più bella. La prima canzone è Dance with the End of the World. Yeah.
anche alle gallerie di Palazzo Leoni Montanari. La mostra che in questo periodo stiamo proponendo ai nostri visitatori, Kandinsky, Gonciarova, Chagall, Sacro e Bellezza nell'arte russa, offre il pretesto e forse l'occasione per una riflessione sul tema della bellezza e sulle sue contaminazioni con altre forme d'arte. Ringrazio Observa per essere al nostro fianco nell'organizzazione di questi incontri che stiamo proponendo già da qualche anno in occasione dei nostri progetti espositivi e che ci aiutano quindi a questo dialogo tra diverse forme d'arte. Ringrazio in particolar modo questa sera il professor Curi che ci aiuterà a capire la bellezza e il suo rapporto con la filosofia. E lascio la parola adesso al professor Bucchi per una presentazione. Grazie. Abbiamo scelto, appunto, in occasione di questa mostra, di iniziare questo incontro con la musica di Leonard Cohen. Leonard Cohen, un autore che ha parlato molto di bellezza, è stato molto ispirato dalla bellezza, ne parla nelle sue canzoni, ascolteremo poi Came So Far for Beauty, ha fatto tanta strada per vedere la bellezza, per incontrare la bellezza nelle sue poesie, ne parlava nelle interviste. Vi presento i musicisti che stasera ci permettono di ascoltare queste canzoni: Alberto Campagnaro, la chitarra e al canto, Enrico Tagliapietra, la chitarra, Mariana Waite, al violino. Doveva essere con loro e con noi Silvia Cattelan, purtroppo un problema di salute la tiene lontana, quindi la salutiamo e diamo il benvenuto anche al professor Umberto Curi. Che torna con grande piacere a incontrarci qui, professore emerito di storia della filosofia all'Università di Padova e autore, tra i tanti libri che vi consiglio caldamente di leggere, dell'Apparire del Bello, pubblicato da Collati Bolinghieri qualche anno fa, che suppongo costituirà uno degli elementi della sua presentazione oggi, il cui tema è che cos'è la bellezza. Bene. Bene, buonasera, bentrovate a tutte, bentrovati a tutti. Io ringrazio molto per l'invito in questa sede così bella, così suggestiva. In realtà parlare di bellezza a Palazzo Leoni Montanari è già contenuto nel guardarsi intorno, si vedono tante espressioni, tante manifestazioni di bellezza. Io sono un po' in difficoltà perché alternare la parola, soprattutto la parola di un filosofo, alla capacità evocativa della musica è molto difficile, è arduo, è un paragone che non regge. E allora rinuncio fin dall'inizio al confronto e cercherò per quanto è possibile di rendere ancora più piacevole l'ascolto delle musiche di questa sera con qualche riflessione. Siccome gentilmente il professor Bucchi che mi ha presentato ha preannunciato che dovrei indicare qual è il concetto di bellezza, in che cosa consista la bellezza, non ho la pretesa di poter rispondere a questo interrogativo e cercherò con voi di fare una breve riflessione su alcune espressioni, manifestazioni della bellezza che possano aiutarci a capirne qualcosa di più. L'avrete probabilmente osservato anche voi, il sorriso di un bambino, l'incanto di un tramonto, la suggestione di una poesia, lo sguardo della Gioconda, il volto della persona amata, sono tutte cose a cui noi ci riferiamo abitualmente usando la categoria della bellezza. Ma qui emerge subito, se ci riflettete, un paradosso. Perché da un lato il termine bello
viene da noi impiegato, direi quotidianamente, per indicare una molteplicità di cose tra di loro molto diverse, come quelle che ho citato. Ma dall'altra parte, se ci si chiede di definire la bellezza, non sapremo che cosa rispondere. Ci troviamo, se voi ci pensate, in una situazione simile a quella descritta da Sant'Agostino a proposito del tempo. Nel libro nono delle Confessioni, Sant'Agostino si pone una domanda: che cos'è il tempo? E poi aggiunge: se non me lo domandi, so benissimo di che cosa si tratta, ma se mi chiedi di definirlo, non saprei che cosa rispondere. Credo che una situazione analoga ci sia anche per quanto riguarda la bellezza, e questo paradosso è descritto con altre parole anche da una delle più importanti filosofe del Novecento, un'autrice nota a tutti per scritti di particolare profondità e pregnanza, e cioè Simone Weil, che in un quaderno che Simone Weil scrive poche settimane prima di morire, e cioè agli inizi del 1942, scrive, è una brevissima citazione che, come vedrete, però ci accompagnerà: tutte le volte che si riflette sul bello si è arrestati da un muro. Tutto ciò che è stato scritto al riguardo è miserabilmente e evidentemente insufficiente. Ecco, per chi conosca gli scritti di Simone Weil si resta colpiti dalla perentorietà di questa affermazione. Chiunque voglia provare a definire il concetto di bellezza si trova di fronte a un muro, al punto tale da poter dire che tutto ciò che è stato scritto deve essere considerato insufficiente. E allora proviamo a fare una breve esplorazione, in particolare riferendoci alle origini della tradizione culturale dell'Occidente, visto che la categoria di bellezza alla quale ancora oggi noi ci riferiamo ha la sua origine nelle scaturigini del nostro pensiero, della nostra cultura, cioè nel mondo greco antico. Ecco, probabilmente ricorderete, in greco bello si dice kalos, ma dobbiamo subito fare una sottolineatura. Per i greci kalos non vuol dire semplicemente bello in senso estetico, cioè bello come ciò che accontenta la vista o l'udito, perché nella cultura greca arcaica kalos indica un insieme indissolubile di concetti. Kalos vuol dire bello, ma vuol dire anche bene e vuol dire anche vero. E questi tre concetti fondamentali di verità, bellezza e bontà non sono separabili l'uno dall'altro. Per cui siamo noi nella cultura contemporanea che abbiamo tentato di distinguere nettamente questi tre concetti, che invece nel mondo greco sono intrecciati. Vi faccio subito due esempi e poi ascoltiamo un altro brano musicale. Qualcuno di voi ricorderà le bellissime liriche della poetessa Saffo. In una di queste liriche, a un certo momento,
troviamo l'espressione Calais Selene, che potremmo tradurre con bella luna, ma in realtà il termine Calais riferito alla luna intende alludere al plenilunio. La luna è bella perché è completa, perché non le manca nulla, perché è integra. E così nel mondo greco arcaico Kalos indica una condizione di compiutezza, dove nulla può essere considerato mancante. E c'è poi un altro esempio di questo intreccio indissolubile di concetti, un esempio che ci riporta in parte al mondo contemporaneo. Ricorderete certamente, tra le figure che lasciano maggiore impressione dell'Iliade, la figura di Achille. E di Achille Omero scrive che era Kalos, che era, noi potremmo tradurre impropriamente, bello. Ma tanto per capirsi, in un film recente di una decina d'anni fa, che forse molti di voi avranno visto, Troy, Achille è interpretato da quella vera e propria icona della bellezza maschile contemporanea che è Brad Pitt. Ma a differenza di quello che noi possiamo immaginare, l'Achille dell'Iliade, l'Achille omerico, non è affatto biondo con gli occhi azzurri, un fisico statuario. Anzi, Omero sottolinea che non aveva lineamenti aggraziati e aveva anche il naso camuso. E tuttavia era Kalos, ma era Kalos perché era valoroso sul campo di battaglia, perché era generoso nei confronti dei suoi amici, insomma perché coniugava un aspetto fisico non sgradevole con la qualità della virtù guerresca, che per il mondo greco antico è la principale virtù. Allora, questo primo passo che abbiamo fatto di esplorazione per tentare di chiarire un po' meglio il concetto di bellezza ci fa capire che alle origini della nostra cultura la bellezza è inseparabile dalla verità e dalla bontà. È un concetto non riduttivamente estetico, perché comprende anche un riferimento teoretico alla verità e un riferimento etico alla bontà. È un primo passo che abbiamo fatto. Dopo l'esecuzione di un altro brano musicale, proveremo a farne un altro. Prego. La canzone mi piace perché è così, però Leonard Cohen si intendeva di bellezza, cioè non perché fosse bello lui, cioè, non come Brad Pitt, però. La canzone dice: sono arrivato così lontano con la bellezza e mi sono lasciato molto alle spalle la mia pazienza, la mia famiglia, tutti i miei capolavori, e non ho potuto nemmeno toccarla con le mani pesanti che mi ritrovo. Thank you.
Lasciate che facciamo ancora un passo avanti nel tentativo di chiarire questo concetto così problematico, così elusivo, qual è il concetto di bellezza. E allora io vi segnalo, questo è, come vedrete, un percorso che ci consente anche di valorizzare l'importanza di alcune opere d'arte. Vi chiederei di seguirmi a partire da un passaggio di uno dei veri e propri capolavori della drammaturgia occidentale, e cioè l'Edipo Re di Sofocle, la parte finale, l'esodo dell'Edipo Re. Ricorderete certamente la vicenda: Edipo, sia pure inconsapevolmente, ha ucciso il padre e ha intrattenuto una relazione incestuosa con la madre. Scoperta la verità, la madre si impicca e, per castigare se stesso delle gravissime colpe che ha commesso, Edipo si acceca. Si acceca e chiede di essere accompagnato in esilio. Non sopporta più l'idea di poter restare a Tebe dopo che ha scoperto di essere il responsabile di delitti così efferati. Egli sta per imboccare la strada dell'esilio quando Creonte, che ha assunto la reggenza della città, gli rivolge una sorta di augurio attraverso una formulazione che ora vi propongo molto in sintesi. Creonte, rivolto a Edipo al culmine della sua tragedia, gli dice: «Panta calà en to cairo». È una traduzione molto semplice apparentemente. Panta calà vuol dire tutto è bello, en cairo nel kairos. Allora, che cosa vuol dire questa espressione? Tra l'altro, badate, è un'espressione importante non solo perché ricorre nella parte conclusiva di questo vero e proprio monumento letterario che è l'Edipo Re, ma perché ritroviamo la stessa espressione
con qualche aspetto marginale di differenza, in moltissimi altri testi del V, del IV, del III secolo avanti Cristo. Anzi, possiamo dire senza timore di smentita che questa affermazione pantakalā en to kairō diventa una specie di gnome. Gnome è il termine greco per indicare quello che noi chiamiamo un adagio popolare, un proverbio, perché viene costantemente ripetuta evocando un significato particolarmente profondo. Tutto è bello nel Kairos. Che cosa vuol dire tutto è bello nel Kairos? È importante capirlo, perché così forse riusciamo a capire meglio quale sia la caratteristica della bellezza secondo i greci. Allora, per capire che cosa vuol dire, dobbiamo tentare di chiarire il significato di Kairos, perché tutto è bello nel Kairos. E Kairos che cosa vuol dire? Allora, badate, a differenza di quello che succede nella lingua italiana, dove abbiamo un unico termine per indicare il tempo meteorologico e il tempo cronologico, i greci hanno ben 4 termini diversi per indicare il tempo cronologico. Uno di questi termini è Cronos, da cui viene cronologico, ed è il tempo della successione, il tempo del divenire. Noi potremmo dire il tempo che è misurato dall'orologio, quello che progredisce in maniera lineare. Poi c'è un secondo termine che è aion, che è indizio della eternità, rinvia alla perenne attualità del tempo che non passa, il tempo della durata. Poi c'è un termine che non è molto importante per noi, che è eniautos, sarebbe il tempo circolare, e poi c'è Kairos. Kairos è difficilissimo da inquadrare con un lessico, qual è il lessico della lingua italiana. E allora, per capirlo, dobbiamo riferirci ad alcune rappresentazioni figurative del Kairos. In maniera particolare, un grande storico del mondo antico, Pausania, ci descrive la statua di Kairos che era proprio all'ingresso del Tempio di Olimpia. Pensate, Pausania sottolinea che è una statua in bronzo di tale bellezza che coloro che si fermavano a contemplarla avevano momenti di svenimento di fronte alla bellezza di questa statua. E che caratteristiche aveva questa statua? Così riusciamo a capire anche il significato di quella espressione dell'Edipore. È la statua di un giovane di bello aspetto, con le ali alle spalle e ai calzari dei piedi, per lo più ignudo, che porta con sé una bilancia che è squilibrata da una parte, non è in equilibrio, ma che ha soprattutto una caratteristica fondamentale che ci consente di capire la sua identità. Ha un grande ciuffo di capelli sulla fronte ed è completamente calvo nella nuca. Rappresentazioni di Kairos ne trovate tantissime anche nell'arte rinascimentale e barocca, e sempre Kairos ricorre con queste caratteristiche: il grande ciuffo di capelli sulla fronte e calvo invece nella nuca. A indicare che cosa? A indicare che quando il Kairos ci viene incontro, e ci viene incontro velocemente perché è dotato di ali e quindi si muove con grande rapidità, o siamo lesti ad afferrarlo del ciuffo che ha davanti,
oppure se cerchiamo di prenderlo quando ci ha superato non abbiamo più la possibilità di afferrarlo. L'avrete capito, Kairos è il momento buono, quel momento che capita a tutti nella vita, quel passaggio irripetibile in cui o riusciamo a coglierlo, ad afferrarlo finché ci viene incontro, oppure se esitiamo abbiamo perso l'occasione. Tant'è vero che in latino kairos si traduce occasio, occasione. E allora quella sentenza che chiude l'Edipo Re dice: tutto è bello nel momento opportuno. Pensate quanto è pregnante questa espressione. Nel momento opportuno panta calà, tutto è bello, ma dobbiamo riconoscere il momento, quello che Nietzsche, commentando questi testi, chiamava l'attimo immenso, quando il tempo sembra contrarsi e noi siamo di fronte a una svolta nella nostra vita. Ecco, quando siamo in presenza di questa declinazione qualitativa, non quantitativa, di tempo, tutto è bello. Ma adesso sentiamo una cosa che è ancora più bella. Prego. Thank you.
Allora, il mio ultimo intervento e poi chiuderemo la serata con un bellissimo brano musicale. Proviamo a ritornare all'interrogativo da cui siamo partiti originariamente e cerchiamo di chiarire bene i termini di questo problema. Ve lo dico perché esattamente questo stesso interrogativo che adesso di nuovo formuleremo insieme è alla base della riflessione di due grandi filosofi dell'antichità, cioè sia di Platone che di Plotino. E qual è l'interrogativo? Noi siamo circondati da una grande quantità e varietà di cose belle, appunto dal sorriso di un bambino alla suggestione di una poesia. Ma queste molteplici cose belle sono belle in sé, cioè sono belle perché hanno dei requisiti intrinseci di bellezza, o perché partecipano di qualcosa che non appartiene al piano dell'esperienza, che va al di là del livello meramente umano, che ha qualcosa a che vedere con un piano divino. Le cose belle sono belle in sé o sono belle perché partecipano dell'idea di bellezza? Questo è qualcosa di universale che poi si specifica nella particolarità delle cose belle, ma che resta come tale non identificabile con un bello empirico, con il bello sensibile. Insomma, la bellezza quale natura profonda ha? È quello che, come vi dicevo, si domanda Platone. E Platone ci indica anche un percorso. Per quello prima dicevo, commentando il brano in cui si parlava di un viaggio, un brano musicale in cui si parlava del viaggio, che ci saremmo trovati anche noi di fronte a un viaggio. E in questo caso Platone indica il percorso che dovremmo seguire. Di fronte alla molteplicità delle cose belle, non fermarci, non limitarci ad assaporare questa molteplicità di bello sensibile, e se è sensibile è anche contingente, è transitorio, svanisce, ma a partire dal bello sensibile ascendere verso il bello in sé, verso il bello intelligibile. E Platone dice che abbiamo anche una guida per poter compiere questo percorso. E la guida è costituita da Eros, dall'amore. L'amore è quello che ci fa cogliere in una pluralità di cose sensibili la traccia della bellezza in sé e che ci spinge in qualche modo a raggiungere la bellezza in sé, a non accontentarci del bello sensibile. Questo è quello che dice Platone, segnalo soprattutto ai più giovani in particolare due dialoghi che Platone dedica all'approfondimento del concetto di bellezza, e cioè il Fedro e il Simposio, che sono anche i dialoghi in cui troviamo la concezione platonica dell'Eros, una concezione dell'amore ancora oggi di straordinaria profondità e penetrazione. Un passo oltre tenta di compierlo Plotino, che vive alcuni secoli dopo Platone e che riflette sul rapporto tra la molteplicità sensibile delle cose belle e il bello in sé. Solo che Plotino fa un passo oltre e anzitutto dice una cosa che, se ci pensate, ora ve la racconto, è anche sorprendente. Cioè Plotino dice:
il bello non ci lascia mai indifferenti, ci inquieta, ci agita, è sempre accompagnato da un pathos. Di fronte alla bellezza non riusciamo a restare indifferenti. Vi leggo solo due righe di quello che dice Plotino. Di fronte alla bellezza noi proviamo, dice Plotino, sgomento, terrore piacevole, desiderio nostalgico, amore, turbamento accompagnato da piacere. Qualcuno di voi avrà in mente quella che è stata soprannominata la sindrome di Stendhal, vi ricordate? Di fronte a opere d'arte particolarmente belle, l'inquietudine è tale da provocare perfino un malessere fisico. E qui Plotino coglie bene questa connessione tra la bellezza e il pathos e descrive il pathos con queste parole così suggestive. Ma poi Plotino, come dicevo, fa un altro passo avanti. Cerca di guidarci alla conquista del bello in sé. Cerca di farci capire quanto sarebbe pericoloso accontentarsi del bello sensibile che ci colpisce nell'immediatezza, ma al tempo stesso ci conduce fuori strada. E Plotino adopera quella che a me pare una bellissima, suggestiva metafora, riferendosi a due figure molto note della mitologia antica. Dice Plotino, di fronte alla molteplicità del bello sensibile, noi possiamo comportarci come Narciso. Vi ricordate la vicenda di Narciso che si innamora della propria immagine riflessa e nel tentativo di abbracciarla inevitabilmente cade in acqua e annega e muore. Noi potremmo seguire, dice Plotino, l'esempio di Narciso, cioè di fronte al bello sensibile, accontentarci di questo bello sensibile, provare a impadronircene con la conseguenza che faremmo la fine di Narciso, cioè moriremmo anche noi. Oppure abbiamo un'altra strada. Io non so quale di queste due strade voi consideriate preferibile, ma ve la descrivo. L'altra strada, dice Plotino, è quella di Ulisse. Perché Ulisse, ci dice testualmente Plotino, non si accontenta della molteplicità delle bellezze con le quali viene a contatto. Ulisse non cessa mai di riprendere il viaggio nel tentativo di ritornare alla cara patria, perché per quanto bella nessuna donna è come Penelope, per quanto ospitale nessuna città è come Itaca, per quanto ridente nessuna isola è come la sua patria. E allora Ulisse riprende incessantemente il viaggio perché non si accontenta, dice testualmente Plotino, di Circe o di Calipso, non era contento di rimanere lì con Circe o con Calipso, benché la vista lo dilettasse ed egli potesse unirsi a questa bellezza sensibile. E Ulisse invece cerca di ritornare alla nostra patria, quella dalla quale veniamo, nella quale c'è il padre. Questo è il percorso così come l'ha indicato Plotino. Insomma, abbiamo di fronte un bivio.
o ci accontentiamo del bello sensibile perdendoci nella molteplicità effimera delle bellezze che tramontano, che passano, oppure partendo dal bello sensibile cerchiamo di tornare alla cara patria della bellezza in sé. Plotino suggerisce questa seconda strada. Credo che ciascuno di noi si possa porre il problema di quale sia la strada migliore da percorrere. Io finisco, avevamo cominciato con la citazione di una filosofa, la maggiore filosofa del Novecento, e chiudiamo invece con la citazione di un poeta, quello che è considerato pressoché unanimemente il più grande poeta della nostra età contemporanea, e cioè Rainer Maria Rilke. Anche Rilke si interroga sulla bellezza e devo dire che le parole di Rilke mostrano che là dove la filosofia si ferma come davanti a un muro, come diceva Simone Weil, la parola poetica sa aprirci orizzonti inesplorati. Scrive Rilke, sono i suoi due versi con i quali io vi saluto, perché nulla è il bello se non l'emergenza del tremendo. Forse possiamo ancora reggerlo e ammirarlo, anche perché indifferente non si degna di distruggerci. E poi aggiunge Rilke, sono gli angeli tutti tremendi. Prego. L'ultima canzone bella, però già cantata da Bono. Come funziona? Quando uno guarda una cosa da sette per la prima volta, o vede un'opera e dopo continua a vedere, mi piace allo stesso modo. Speriamo che sia un po' più caso. Before I knew you.
I've seen your flag on the marble lights and lost our victory lines. The cold and the broken hallelujah. 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 It wasn't much, I couldn't feel, so I tried to dodge and told to lose. I got confused. Even though we know what wrong, I said it wrong, of Lord is all, with nothing else. Penso che dopo quello che ci ha detto il professor Curi non penseremo più alla bellezza come pensavamo fino a qualche minuto fa. Sicuramente ascolteremo un brano musicale o guarderemo la danza o vedremo i quadri con molti più elementi anche concettuali, quindi lo ringraziamo proprio di cuore. È sempre un ospite graditissimo, ci onora della sua presenza, grazie ai musicisti. Io vi dico solo un appuntamento: questo ciclo è composto di due incontri, ci vedremo l'11 gennaio con un tema che riguarda la fisica, il professor Barone ci parlerà del metodo della bellezza, della simmetria, e anche lì avremo l'occasione di un dialogo tra scienza e musica, quindi un dialogo tra linguaggi diversi ma che vediamo che arricchisce molto. Ecco, anche vi ringrazio nuovamente per la vostra partecipazione. Direi che possiamo finire con un bis, se siete d'accordo. Cosa dite? Ecco allora, l'11 gennaio per concludere questo ciclo. A voi.
Voi siete intervenuti, per chi vuole ci saremo ancora l'11 gennaio. Grazie.